Il bilancio dopo il torneo quadrangolare a Rubiera. Bilancio vero e proprio è una vinta e una persa. Sotto il profilo del gioco, secondo me, siamo andati molto bene, soprattutto nella seconda partita, che era quella più provante contro una delle nostre concorrenti in campionato. Secondo me abbiamo fatto vedere che quando vogliamo mettere fuori gli attributi ce li abbiamo e sappiamo giocare. Su che cosa c'è da lavorare? Vabbè, c'è da lavorare su tutto. Si può sempre migliorare in tutti i reparti, in tutte le collaborazioni, e si continuerà a lavorare. Prossimo appuntamento a Nonantola, cosa ti aspetti? Di migliorare ancora. È l'unico modo per cercare di arrivare poi alla prima di campionato con la possibilità di giocarcela ancora di più di quanto abbiamo fatto oggi, e dobbiamo assolutamente continuare a migliorare. Qual è la filosofia del gioco di quest'anno? Ah, la filosofia è semplice: correre tanto, cercare di usare più il cervello che i muscoli e capire che siamo in una squadra e non siamo dei singoli che giocano ognuno per i fatti propri. E devo dire che piano piano ci stiamo riuscendo. Quali sono le certezze che già si vedono in questo gruppo? Quest'anno, a differenza secondo me degli altri anni, si vede un gruppo intanto. Quindi vedo che i ragazzi sono molto coesi, grandi, piccoli, e soprattutto secondo me stanno capendo qual è la filosofia di gioco per arrivare poi ad avere dei risultati.